Buonasera a tutti, intanto tanti tanti auguri, buon anno, speriamo che davvero sia un buon anno, eh? Un buon anno di rinascita, perché ne abbiamo bisogno, perché è stato un anno molto pesante per tutti e non è una novità se lo dico io. E ho visto che siete... Mi avete già fatto complimenti prima ancora di iniziare e questo mi fa piacere. Vuol dire che anche voi mi volete bene come io voglio bene a tutti voi. Devo dire grazie alla signora Anna Torre, a Enrico e a tutti i collaboratori che stanno su questo programma così bello, così interessante, insegna tante cose, anche a me tante cose, mi piace tanto imparare sempre cose nuove. Buonasera a tutti. Buon anno alla signora Anna, c'è già Cristina. Aiutami Sara perché io non vedo bene. C'ho la mia aiutante come al solito, stasera mi ha fatto anche tutta bella. Roberto, ecco, io sono pronta se mi volete fare delle domande. Io non so da voi, ma qui a Pisa continua a piovere ininterrottamente da tanti tanti giorni. Chi lo sa, ora verrà a venire un'altra alluvione, ma c'è un fiume che mi passa a 50 metri da casa, è proprio pieno. Speriamo smetta di piovere. Buon anno a tutti, buon anno a tutti. Rita, grazie a voi che ci siete e siete sempre così numerosi e ci fate venire sempre più la voglia di continuare nel nostro cammino. Allora, avete provato a mettervi in contatto con i vostri cari in questo periodo che è stato molto più facile? Io in questo periodo ho fatto dei sogni molto belli. E ho potuto rivedere nel sogno tante persone, tante anime che era tantissimo che non vedevo e non sentivo e si sono manifestate nel sogno. E questa è stata una cosa che non succedeva da tanto tempo perché in genere io i sogni non me li ricordo. E la mattina si sogna tutti, però la mattina io non mi ricordo nulla. E poi un'altra cosa, ho avuto tanti tanti riscontri positivi con la pranoterapia e mi piacerebbe che chi è... Giorgio, sono contento da te nevica, come mi piacerebbe venisse un po' anche qui. Anche se non siamo attrezzati e qui sarebbe un pasticcio perché specialmente dove abito io ci sono le strade così strette che non arriva nemmeno lo spazzaneve. Però sarebbe bello, sarebbe bello vedere un pochino di neve, vedere un po' di bianco, come il paese dove ero nata io. Previsioni sento di fare? Ma ho sentito il telegiornale stasera, qui i casi invece di diminuire aumentano. E questo dipende dalla gente che non ha coscienza. Io so che qualcuno ha fatto anche qualche festicciola ieri sera, forse non era a caso, però
non siamo tutti, non la pensiamo tutti alla solita maniera. Speriamo che col vaccino questi problemi si risolvano. Sono un po' preoccupata per il vaccino, anche perché ho sentito che non tutti possono farlo. Chi ha dei problemi non lo può fare. Invece forse proprio chi ha problemi avrebbe più bisogno di altri. Però c'è delle controindicazioni. Prima di farlo. Ah, Ivano, sono contenta che anche tu sei pranoterapeuta. Volevo che chi ha avuto dei riscontri positivi magari me lo dicesse anche in diretta. Perché sono stati veramente tanti, tanti, tanti. In questi giorni ho cercato di aiutare più persone possibili, forse perché ero più aperta. Io ricevevo più io e con più ricevo, con più posso donare. Anna, ti auguro di sentirla più presto, tua figlia. Sì, io sto bene, grazie. Magari fra, ma io spero che entro un paio di mesi che questa situazione sia finita. Però bisognerebbe che tutti stessero un pochino più attenti. Speriamo bene. Vista Adele, anche te, è stato un periodo. Forse perché si soffre tanto, forse perché siamo tutti un po' angosciati per questa cosa. Si fanno delle cose che erano anni che a me non mi capitavano. Di ricordarmi i sogni la mattina e di ricordarli bene, di aver visto delle entità, delle persone che io ho conosciuto e ci ho potuto parlare. Comunque stanno tutti quelli che ho visto, mi hanno confermato quello che avevo visto io, cioè che nell'altra dimensione si sta tutti bene. Ci abbiamo tutti questa scala da salire, ma piano piano riusciamo tutti. Chi ci mette più tempo perché magari non si rende conto o non si rende conto degli sbagli che ha fatto in questo mondo, perché gli sbagli ne facciamo tutti. E sicché quando poi si va nell'altra dimensione, bisogna essere consapevoli. No, io purtroppo Gustavo Roll non l'ho potuto conoscere. Ho letto un libro molto molto bello suo. Ma io non ho potuto conoscerlo. Addirittura ho avuto un sogno, la signora Lida Russo, che era una signora che faceva la registrazione con registratore normale, lei parlava normalmente e poi dopo veniva registrato. E l'ho conosciuta, abbiamo fatto tante cose insieme e questa signora mi è venuta in sogno e mi ha detto che finalmente insieme al figlio è contenta matta e tutto quello che gli aveva detto il figlio perché hanno avuto dei colloqui per molti molti anni perché il figlio era nell'altra dimensione da tanti anni, era un ragazzo giovane e aveva avuto un brutto incidente al porto di Livorno e lei si era trovata dalla disperazione, aveva cominciato a fare la radio e con questa radio le erano venute fuori delle cose bellissime. Addirittura una sera ci fece sentire un coro di voci nell'altra dimensione che cantavano, era bellissima.
e lei mi ha confermato che quello che io gli avevo detto tanti anni prima e che poi ora è lei lì, era tutto vero e che lei è insieme al figlio e sta benissimo e è proprio contenta. Ecco, l'avete conosciuta anche voi. Qualcuno l'ha conosciuta, la signora Russo. Sì, era di Livorno. Un Gianni è venuto il mese scorso, però non so chi Gianni era. Un Gianni è venuto. Il mese scorso abbiamo fatto, vero? I primi di dicembre. Io ora non lo so quant'è che il tuo Gianni è andato di là. Perché venne un Gianni, mi ricordo, e disse che stava bene di rassicurare tutti. Però non aveva detto il cognome. A volte non lo dicono il cognome, anzi le più volte. Dunque, quando la Rita, quando la fiamma vibra è perché ci sono diverse entità vicino a te. Ora, bisognerebbe che tu chiedessi alla candela, prova a fare i nomi di chi vuoi, poi, in base a quanto si alza la candela, te vedi se, è la persona che ti cercavi o sono altre persone, perché non è detto che devono venire solo i tuoi cari, possono benissimo venire anche altre entità per assicurarti, per dirti che di là c'è un'altra vita. No, Roberta, no, non sono stanca. Sai, stanotte sono andata a letto tardi, Quindi fanno i botti. Io li guardo dietro la finestra, perché ho paura. Ma li facevano anche che veniva un'acqua da paura. Chi si contenta? Io. Basta che non facciano del male, poi la gente può divertirsi come vuole. Buonasera a tutti, quanti siete? Bene, fatemi domande. Katia, se mi dici quando tuo Gianni è andato via, ma è spostato, mi dice. Ok, il 31 marzo. Di quest'anno, allora può essere che sia stato lui, sai? Io l'ho detto quella sera, però mi ricordo che c'era un Gianni, però poi le cose io me le dimentico. Magari qualcuno che era qui in linea si ricorda se ho detto qualcosa di più. Annina no, si era manifestato un'Arianna, si era manifestato il mio video, mia si sblocca spesso. Ti dirò, c'è di nuovo temporale. Fatemi domande. Silvia, io non cerco nessuno, l'ho detto tante volte, però chi viene
cioè la mia porta è aperta a tutti, però io quando ho intrapreso questa strada, che ci ho impiegato tanto tempo prima di tutto per capire e poi per accettare, perché non mi sentivo degna di avere per me è un privilegio così, anche se a volte questo privilegio non ci fa star bene, perché sì, ci fa vedere le cose belle, però ci fa vedere anche le cose brutte, anche in anticipo, e questo no, non è assolutamente bello, perché tante cose non mi sento di dirle. E poi sono cose che uno deve tenere per sé, per cose anche personali, no? E oddio, mi sono persa. Con cosa è andato via Anna Maria? Un incidente o una malattia? Perché ho capito che quando vanno via per malattia vanno via più diretti, senza fermate. Invece quando vanno via per un incidente ci vuole un pochino di tempo per rendersi conto di dove sono, perché non è facile da capire, perché anche quando è successo a me, io non mi rendevo conto di dove ero, perché praticamente non avevo niente di serio, era solo un intervento, sì, a quel tempo era un intervento abbastanza innovativo, però niente di serio, niente, non era un intervento al cuore o ai polmoni, no, no, era solo un intervento alle ossa. E quando io mi sono vista alzata da quel lettino, ci è voluto un po' per capire, poi invece chi purtroppo è malato si rende conto piano piano che deve andare da un'altra parte. C'è chi va con rassegnazione, c'è chi va anche con cattiveria, perché magari c'è chi va con paura, ma non dovete aver paura e non dovete aver paura, non dovete star male per le persone che sono nell'oltre, perché di là stanno molto meglio. Di là c'è il paradiso, qui è un inferno. Con tutte queste cose che abbiamo, con tutta questa cattiveria che c'è qua in questo mondo. Nell'altro mondo non c'è cattiveria. E le cose sono tutte più belle. Di là c'è amore, amore vero. Anna Maria, da me non la puoi sentire la sua voce, però magari quando c'è la signora Hilde o qualche altro che fa metafonia, qualche altra persona che fa metafonia, a volte vengono anche le voci vere. Io ho seguito la signora Hilde qualche sera fa e la mamma ha riconosciuto proprio la voce del figlio, una cosa che mi ha emozionato tanto, tanto, perché è stato proprio bello. Ma io non so fare metafonia, io non so fare metafonia, io non so fare scrittura. Io i messaggi che arrivo mi arrivano direttamente nella testa, e quasi sempre quando sono tranquilla, a volte ho le visioni, posso vederli, posso parlarci direttamente, però le cose che sanno fare gli altri io non sono capace. Non sono capace perché non ci ho neanche provato, ma non credo di essere all'altezza. Per fare metafonia ci vuole tanta, tanta pazienza, un orecchio buono, ci vuole gli strumenti,
e io non li ho. E la scrittura, io per me non la so fare, non mi fido. Penso che sia la mia testa, ma so di persone che fanno la scrittura e che danno risultati ottimi, sicché ci sono quelle persone lì brave, molto brave. Buon anno a tutti. Magari mi vedete a tratti e mi sentite a tratti, ma non dipende da me, dipende dal tempo fuori, perché siamo di nuovo in un bel temporale. Ora è tanto tempo e questo temporale continua, giorno e notte di continuo. Anna, non è che ci abbandonano, devono capire intanto, bisogna capire dove siamo quando si va di là. E lo ridico, quando si muore improvvisi, si va di là improvvisi, ci vuole il tempo per capire. Quando invece una persona è tanto tempo che è malata, ci va con più rassegnazione, ci va quasi contenta ad andare. Perché anche se non sa com'è, però sa che quando va nell'altra dimensione non ci sono più né dolori né niente. Ah, può darsi, Barbara, che ti abbia salvato. Sicuramente. Di là possono fare tutto. Ma anch'io credo umana e paziente, però per fare la metafonia ci vuole una pazienza enorme e poi ci vuole un orecchio assoluto, ci vuole apparecchi, ci vuole tempo, ci vuole tanto tempo. E io sono tutte cose che non ho. Sì, io il mio mi sembra anche un dono grande, anche troppo per me. Tina sicuramente sta bene, tua sorella. Noi non, quando si nasce non ci si... Non si sa cosa ci è stato detto prima di nascere, ma sicuramente prima di nascere si sapeva già cosa si doveva fare. Carmela, è bene che tu l'abbia sognata. Con tutta la luce a colori, vuol dire che è proprio è già arrivata a un bel pezzo della scala tua cognata. Probabilmente era una persona molto buona. E vogligli ancora più bene. Annalisa, diglielo te direttamente a tuo babbo, perché lui ti sente. Perché noi non li vediamo, però sono sempre vicino a noi, ci fanno compagnia, ci aiutano, anche nelle piccole cose, magari che noi non diamo importanza, ma loro ci sono. E se mettete la mano destra sulla spalla sinistra e aspettate un pochino. Sentirete come una carezza, come una cosa bella sulla mano, una leggera carezza. Non vi aspettate una stretta, no, proprio una carezza leggera, leggera. Vogliono farci dire che loro ci sono e ogni tanto preghiamo per loro.
loro pregheranno per noi e noi bisogna pregare per loro. E loro in qualche maniera ci aiutano sempre. No, no, Antonietta, io penso che entro un paio di mesi la situazione cambi e si possa, non dico ritornare subito come prima, però che ci siano tanti miglioramenti e poi speriamo in queste vaccinazioni. Perché i cani sono sensitivi. Prima di tutto hanno veramente tanta paura dei botti, perché loro hanno un udito molto, molto più accentuato del nostro. E comunque, come i gatti, anche i cani sono sensitivi e avvertono se c'è qualcosa. Ma non dovete aver paura assolutamente. Ricordatevi che le anime che sono nell'altra dimensione non ci fanno del male, bisogna aver paura dei vivi, non dei morti. Questo ricordatevelo, perché le persone nell'altra dimensione non ci faranno mai del male, mai, mai, mai. I cuori che ti arrivano sono tutti segni che ti mandano dall'aldilà per farti capire che loro ci sono. A volte si trovano i cuori, a volte si trovano anche delle piume. Cristina, la scrittura automatica sarebbe una bella cosa, però fatta seriamente e non come facevano qualche anno fa in televisione, facevano la scrittura automatica col caffè, la sigaretta. E dica cosa vuol sapere, ma non è che funziona così, cioè dall'altra dimensione vengono a darci dei consigli, a darci delle risposte perché vogliamo fare delle domande, però ecco, non vengono a darci i numeri del lotto, primo, e tanti fanno per questo, e non è un gioco, non è un gioco assolutamente. O le cose fatte seriamente, sì, ma le cose fatte per gioco, fatte per sfruttare. Queste cose qui non mi piacciono. Cioè, mettersi in contatto con l'altra dimensione non è come mettere 100 lire in un jukebox. Non vengono così. Non vengono a chiamata. Viene chi vuole. Difficilmente, vengono a chiamata, ma bisogna che siano dei medium veramente bravi per fare le cose così. Comunque io le persone che io l'ho visto fare proprio a pochissime persone la scrittura automatica vera, che ti danno delle cose giuste, perché è facile dire con chi vuoi parlare, ma chi era, ma di cosa è andato via, e poi dopo ti dicono sì, sai, c'è avuto un incidente. Ma gliel'hai detto te prima. C'è tanta gente che specula tanto su queste disgrazie e io queste cose qui non le ammetto. Non le ammetto perché chi si rivolge a persone come noi è perché è gente che sta soffrendo davvero. E prenderli in giro no. Mi pare a volte di vedere il suo volto. Anna, sì,
Sì, non so se c'eri una sera, io vi insegnavo a fare la candela e l'avevo messa proprio qui davanti a me per farvi vedere come si fa. Mi sono emozionata tantissimo perché è venuto un mio amico che erano anni che è andato nell'altra dimensione, che non avevo mai avuto contatti dopo che era andato via. E siccome anche lui mi seguiva molto in quello che facevo e mi aiutava molto, perché tanti anni fa facevo tante conferenze e lui mi aiutava in tante cose. E io sapevo che lui era malato, però siccome qualche problema abbastanza serio ce l'ho anch'io, ci eravamo promessi che chi prima andava via poi sarebbe tornato per un saluto, per raccontare qualcosa in più. Non l'avevo mai sentito e erano tanti anni. È venuto dentro la candela, cioè dentro la fiamma si è visto proprio il suo viso. Allora mi ha messo gioia, ma anche mi ero emozionata tantissimo, non riuscivo più a parlare. Perché provate, perché non sempre, però vi rispondono alla candela, sì, con la fiamma che va su e giù, però a volte è facile vederlo anche dentro la fiamma, si vedono i volti, e più di una volta. Grazie Elena, come stai? Cresce? Bene, Katia, sono proprio contenta. Sono proprio contenta, ma la fai te la metafonia? Sarebbe proprio bello, eh? Bene, mi fa piacere per te. Sì, si possono manifestare in mille maniere, ma si possono manifestare anche che voi guardate una cosa, che vi sembra di vedere qualcosa. Bisognerebbe essere sempre pronti col telefonino a scattare una foto, perché se voi vi sentite richiamare da un muro, è facile che in quel muro dopo venga fuori un'immagine. Vi dico questo, una volta siamo andati con un'associazione di cui faccio parte, grazie mio Dio. Abbiamo fatto un pellegrinaggio non mi ricordo dove, vicino Siena, mi pare, perché c'era una chiesetta piccola dove c'era stato un sacerdote molto bravo, che faceva tipo le cose che faceva Padre Pio. Un po' più piccolo, però faceva così. Siamo andati in questa chiesetta piccola, e c'era nemmeno il sacerdote, ce l'eravamo portato noi il sacerdote. E durante la messa, anzi, nemmeno durante la messa, durante una signora che cantava l'Ave Maria. Io mi sono sentita attratta. Ho preso, non c'erano telefonini a quel tempo, sì, ce l'avevano, ma io no, non ce l'avevo così moderno. Però mi ero portata la macchina fotografica, forse io pensavo di andare a fare una gita invece che un pellegrinaggio. Insomma, in chiesa io mi sono sentita, c'era qualcosa di strano. Ho cominciato a fare un paio di fotografie al muro e non c'era niente. Allora,
siccome la gente sapeva che io ero un po' strana, anche loro erano tutti a fare le fotografie, tutti. Insomma, io poi sono andata, quando siamo venuti a casa, poi ho portato a sviluppare in una mia fotografia che ho fatto al muro, è venuta fuori una Madonna. Ma bella, eh? E si vede bene. Allora, abbiamo provato a confrontare le fotografie delle altre persone che insieme a me hanno fatto le foto. A me è venuta la Madonna, agli altri no. E anche questa è una cosa assurda. Perché solo a me e agli altri no? Dunque, eravamo tutti insieme, tutti abbiamo. Perché poi proprio quell'angolo l'hanno fotografato tutti quell'angolo. Ma solo nella mia è venuta fuori la Madonna. E questa è una cosa strana. E sicché se voi vedete una cosa strana, cioè vi sentite un qualcosa di strano, anche guardando un muro, anche guardando un muro bianco, beh, provate a fare una fotografia. È capace poi da questo muro viene fuori qualcosa. Tante cose sono così. Gabriele, questo certo la scala è lunga da fare e con più tanto ti devi pentire quando vai di là. E poi penso che vengano puniti le persone che inquinano di più. Io non lo so se ti c'hai dei razzi o c'è delle cose tanto inquinanti. Io non credo di avere queste cose qui. Io non credo di inquinare la terra, di non fare niente di così importante, fare della candela. Vuoi vedere la candela, Maria Paola? Te la faccio vedere, guarda. Vedi Maria Paola, la candela è qui. Però in questo momento non c'è nessuno, nessuna entità, perché vedi la fiamma rimane pressoché ferma, vedi? Però quando c'è un'entità, la fiamma si allunga molto. Viene alta e poi comincia a muoversi. Te dentro la candela ci devi parlare. Ora si vede lo stoppino, poi la parte più scura e poi la parte più chiara. Allora, nella parte più scura a volte si forma un volto. Non ti stupire se questo volto poi lo vedi, non devi aver paura, perché può essere un tuo parente, un tuo amico o qualche persona che ti vuole bene, che ti è vicina, che te gli puoi aver fatto del bene. Questo basta che tu ti metta la candela, tu l'accendi, tu la metti davanti. Ci vorrebbe una candela bianca o insomma chiara, non una candela scura. E te in questa candela devi avere pazienza. Non è che subito ti viene un'entità, però se non ti viene la prima volta, verrà la seconda, la terza. Sono tutte cose da fare piano piano. Non bisogna mai avere premura. Sono tutte cose perché di là non esiste. Non esiste il tempo. Un minuto o 100 anni è la stessa cosa. Sì che bisogna fare tutte le cose con calma. No,
Grazie Barbara, la tua testimonianza è stata proprio utile. Ti ringrazio tanto. Anna Maria, sono una signora come tutte le altre, una vecchietta, una nonnetta. Misia, sai cosa fai? Fai una richiesta di amicizia, io ti do l'amicizia e poi guardiamo. Ora ci si può solo vedere o sentire al telefono, poi quando tutte le porte saranno di nuovo verdi e azzurre, allora mi puoi venire a trovare. Ivana, sì. Io ho visto addirittura la fotografia di una suora, il giorno che si è fatta suora. In chiesa c'erano i genitori di questa sorella e dietro i genitori è apparsa la nonna, che la nonna era andata nell'oltre da un paio d'anni e non mi ricordo se era estate e dunque, questa cerimonia è stata fatta d'inverno e la nonna è apparsa dietro, ma si vede benissimo questa fotografia, con un vestito estivo perché era quello che lei era il suo vestito preferito e allora lei metteva sempre quel vestito lì e tutti col cappotto e lei col vestito estivo dietro, ma si vede benissimo questa nonna. E anche questi sono fatti misteriosi. No, continua, Yang. Continua perché se non è oggi è domani. Ti ho detto no. Sì, sono candele normali, candele normali. Anna, bene, mi fa piacere. Mi raccomando, se la tieni tutta la notte, cioè tienila che al sicuro, che un colpo di vento non abbia a buttare in terra. Io la faccio sempre quando sono in casa, e sono sveglia, non la lascio da sola. Roberto, sì, ci può essere anche quel pericolo lì. Ci può essere quel pericolo lì. Però poi si pentano quando sono di là perché non vanno né avanti né indietro, rimangono in fondo alla scala. E allora, siccome poi la scala devono salirla, e allora è meglio che poi si pentano. E poi quando c'è un'entità così, io prego di più, prego per loro, perché si rendono conto di cosa hanno fatto e che queste cose non vanno fatte più. Comunque, io non l'ho visto, ma io sono sicura che non esiste l'inferno. Perché Dio perdona. Sì, Elena, puoi parlare benissimo, puoi farlo benissimo. E la candela, te parli con la candela, no? Fai finta di parlare con tuo marito, con tuo babbo, con chi vuoi. Poi la candela, se c'è questa entità, si alza e
E quando si alza vuol dire sì, e quando rimane ferma vuol dire no, o quando si muove che dice no, capito? Comunque danno tante risposte le candele. Forse non hai fatto le domande giuste o forse non l'hai fatto col cuore. Grazie, Arianna. No, Arianna. Dietro il televisore c'è la fotografia della mia nipotina. Se poi vedi qualchedun altro, se me lo descrivi, perché io in questo momento non lo vedo, mi farebbe tanto piacere, perché io ci spero. È la foto della nipotina di quando era piccola, sì. Ma della piccola, perché la grande ce l'ho qui. Mara, non credo di poterlo fare il vaccino, ma non perché non voglio, ma perché poi devo sentire il medico, certo, io non posso decidere. Però dice che chi ha avuto uno shock anafilattico non può farlo. Allora io, siccome uno shock anafilattico tanti anni fa l'ho avuto per una puntura di un calabrone, bisogna vedere. Io ho fatto l'anno scorso e quest'anno il vaccino dell'influenza. 2 anni fa mi hanno fatto anche quello per la bronchite, perché soffro tanto di bronchiti e non l'ho più avuto, a dire la verità. E quello va fatto una volta sola nella vita. Se me lo fanno, lo faccio. Mio marito è d'accordo di farlo. Però bisogna sentire. Io ho parlato con un mio amico medico che avevo prima, che ora è in pensione, mi ha detto di sentire prima l'allergologo, prima di fare una cosa così per me. Però per gli altri io lo consiglio. Anche perché i primi che l'hanno fatto i medici, che non credo che siano imbecilli. No, non è che Lorella, che io mi sento in colpa. Io non lo volevo accettare questo dono perché non mi sentivo degna, non in colpa, non mi sentivo degna di avere una cosa così importante. Perché ora faccio molte meno cose, per l'età, per il tempo, però ho fatto tanto, ho fatto tanto. Ti pensa che io avevo messo su un ambulatorio in una struttura medica dove non chiedevo soldi e facevo pranoterapia per tante ore al giorno e con dei risultati no buoni. Più che ottimi, perché ho fatto camminare un bambino paralizzato, ma non io, non sono io, io non sono nessuno, io sono solo un tramite che qualcuno mi dice cosa devo fare e le mie mani vanno dove vogliono, ci stanno quanto vogliono, ci possono stare 1 minuto, ci possono stare 10 minuti, ci possono stare mezz'ora, io non decido niente. Le mie mani vanno dove vogliono, ci stanno quanto vogliono. Ora ho meno tempo, ho più problemi, ho dovuto lasciare l'ambulatorio perché era una cosa troppo impegnativa. Però riuscivo a casa, sempre la solita cosa. E io per fare questa cosa qui ho
Ho dovuto lasciare il mio lavoro perché queste entità che ho sempre vicino, perché da che io sono stata nell'altra dimensione e quando sono tornata non sono più stata sola, non mi hanno più lasciato e io obbedisco a quello che mi dicono di fare. Io avevo un lavoro e mi piaceva e era un lavoro importante e poi guadagnavo dei bei soldi, era una cosa che mi piaceva tanto. E mi hanno detto ora basta, basta, hai dato tanto, ora basta, devi fare un'altra cosa. E io sapevo che dovevo lavorare perché ognuno ha i suoi problemi, ma mi hanno detto vai e non ti mancherà nulla, ce la farai a far tutto. Beh, io mi sono arrivata al grembiule e camice, sono venuta via e problemi non ci sono stati. Ma Roberto, contattare l'altra dimensione non è un gioco, non è un gioco, non si tratta di giocare. Io lo faccio col cuore. Se poi ci sono persone che lo fanno per giocare, so che hanno avuto dei problemi. Io tanti anni fa ho visto volare una signora con un tavolino, l'hanno buttata dalle scale, non in casa mia, eravamo a fare delle sedute in una casa e fra l'altro io non partecipavo nemmeno, io stavo solo guardando perché era la prima volta che vedevo fare il tavolino. E a questo tavolino c'erano tre o quattro persone, forse anche cinque, e il tavolino ha cominciato a ruotare su se stesso. E la medium che aveva organizzato, che era una medium vera, e ha cominciato a dire che c'erano cose che non andavano. Insomma, questo tavolino ha fatto un giro in una stanza, è uscito dalla stanza con tutte queste persone, sempre che tenevano le mani appoggiate, perché io so che non vanno tolte le mani prima che sia finita la seduta, prima che siano state fatte delle cose. E questa signora è stata buttata letteralmente dalla scala con la sedia. Il tavolino si è fermato in bilico con le altre persone che tenevano sempre le mani. Non lo so perché è successo così. Se la signora non era andata con intenzioni positive o se aveva avuto dei problemi lei, non, questo non lo so. So che ho visto questa cosa qui e mi ha spaventato un bel po'. Io ho il tavolino, fra l'altro fatto da quell'amico che è venuto nella candela. Ho il tavolino, però non lo faccio più perché non ho più la compagnia giusta. E poi il tavolino è bello, però è più, cioè, è bello se si stanca a catena, ma se c'è un medium. Perché se no è una cosa troppo lunga, una lettera alla volta. No, per fare un discorso ci vuole un'ora. No, è una cosa troppo di pazienza. E lì però bisogna stare attenti, come la tavola, quella con tutti i numeri e le lettere, anche quella lì la fanno i ragazzi, la fanno per scherzo. Ma non è uno scherzo, perché lì si possono
Possono venire anche entità di bassa lega. Monica. Guarda, mica tanto sei, 4-5 mesi, non di più. 4-5 mesi e la trovi la casa. Silvi, più che altro le persone in coma hanno svegliati due. Te mi hai detto se ho parlato con persone in coma, sono riuscita tramite telefono dalle persone, dai parenti, mettendogli il telefono vicino all'orecchio, ho cominciato a parlargli e si sono svegliati, sia un ragazzino giovane che un babbo già avanti con gli anni. Però non l'ho mai conosciuti, eh. Non correre così. Adele, il 24 di questo mese, no, la tua mamma è sempre in viaggio. Dove lo vedi questo viso? Nel muro? Dietro il vaso giallo. Non ho mai visto una solar. Io non ho visto l'inferno, io ho visto solo la scala. No, c'è anche l'inferno, c'è scritto. Io non ho visto l'inferno. Forse perché ci sono stata pochino. Nel film fanno vedere anche l'inferno. Io dico che non è vero. Vai avanti. Uno di questi giorni guardo di vederlo anch'io perché ne sento parlare tanto. A me mi piace tanto Ghost. E sai, mi ci ritrovo, con Ghost, mi ci ritrovo. No, Roberto, io non credo. Io non credo che... Oddio, ci sono dei medium fortissimi che possono fare tante cose come c'era Roll e come tanti altri, Baggi, Lalida Russo, ma tantissimi, tantissimi. Però anche nel tuo piccolo... qualcosa puoi sentire anche te. Basta che tu lo faccia e lo ridico con il cuore. Non è un gioco, non è assolutamente un gioco. Non si fanno le domande per vincere all'otto, perché questo mi sembra una cosa assurda. Se qualcuno vuole fare queste cose per giocare in questa maniera qui, io non ammetto queste cose qui. Se dall'altra dimensione ti vogliono aiutare, ti aiutano loro in qualche maniera.
ma no, per fare queste cose qui. Assolutamente no. Hai paura di vivere? Secondo te riuscirà a uscire? Perché hai paura di vivere? Indietro. Lì. La depressione e l'ansia. Allora. La depressione e l'ansia è una malattia, ti devi curare e quando ti sei curata devi vivere e de devi uscire, devi lavorare, devi ridere, devi piangere, devi muoverti, devi fare tutto, però ti devi aiutare da sola perché non solo le medicine funzionano, sicché devi volerlo te, devi volerlo. E se vuoi ti posso aiutare, però devi volerlo. Margherita, loro ci sentono e quando noi soffriamo, piangiamo e ci disperiamo, loro stanno male. Perché loro vorrebbero farci sentire che stanno bene. Non tutti ci riescono a farcelo sentire, però non ti devi disperare, anzi, quando senti tanto la mancanza, guarda il cielo, manda due baci, parla anche da sola, parla col muro, loro ti sentono, ma non ti disperare perché con più te ti disperi, con più loro stanno male e questa scala non possono arrivare in cima se te li blocchi. Sai perché ha visto due tunnel? Perché il primo secondo l'ho visto anch'io nero. Io ho aperto la porta per uscire da questa sala operatoria perché urlavano e io non potevo sentire questi urli. Lì per lì è stato nero, ma è durato pochi secondi. E poi sono entrata in questo tunnel di luce, però la luce era lontana. La vedevo, sì, però ci è voluto un pochino di tempo per arrivare in cima a questa, alla fine di questo tunnel. No, Barbara, io non lo so davvero, non sono mica un medico, no, non posso sapere queste cose qui, però ti dico che se i medici sono stati i primi a essere vaccinati, non credo che facciano male, perché sennò sarebbero stupidi. Antonietta, sì, il tuo babbo è vicino. Parla con lui, perché in qualche maniera ti può rispondere. O trovi qualche cosa di diverso in casa, o trovi qualcosa di spostato, o trovi una risposta anche, accendi la televisione in una canzone e che ti dice una parola, o trovi magari un foglietto con su scritto una parola che per te questa parola può essere una cosa importante, può essere una cosa legata alla domanda che avresti fatto. Guardate che ci sono le risposte, è che a volte non le sappiamo guardare, non le sappiamo sentire, non siamo così attenti a quello che ci viene detto, a quello che ci viene fatto intorno a noi. Bisognerebbe essere molto più calmi,
per capire il tutto, senza fretta, perché se abbiamo fretta, addio. No, assolutamente no. Roberto, no. Mi torno indietro un attimo, per favore. Eccoli. La moralità di una persona. No. No, perché ho conosciuto persone che, come persone, ma io poi non posso giudicare, non mi sembravano proprio bravissime, però erano i bravi medio. O gente bravissima che faceva finta di essere meglio, capito? Vedi, ti hanno augurato buon anno, ti hanno offerto il caffè senza soldi. Forse non preghi abbastanza per sentire Roberta. Forse non vuoi accettare il suo viaggio. Accettalo. Torno indietro un attimo, eccoli, Barbara, come ti ripeto, io non sono un dottore, non posso sapere queste cose. Loro sono sicuri di aver fatto queste cose, che sai, bisogna essere sicuri prima di dire delle cose così importanti, delle cose così serie, che ci sono un sacco di scienziati dietro. Però, sai, come dicono tanti, il Dio soldo fa fare tante cose che non si vorrebbe. Sai, Laura, che in un sogno l'ho visto anch'io, Dio. Mamma mia, com'era bello. Era sicuro, era solo un sogno, eh? Però vi dico che era un uomo bellissimo, un po' avanti con gli anni, eh? Però bello, 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 bello. Poi mi dava tanta pace. Maria Alba, tutto può essere, tutto può essere. Guarda che c'è stato più di una persona che accendendo il computer ha visto un'immagine di un loro caro o che qualcuno abbia anche potuto mandare un messaggio tramite il computer anche spento, eh? Sicché stai bene attenta a tutto. Perché qualcuno forse vorrebbe comunicare direttamente con te. E questa, secondo me, è la cosa in assoluto più bella, perché sei sicura che nessuno ti mette di mezzo, perché è proprio con te che vogliono parlare. E questo può succedere a tutti voi, no a uno sì e a uno no. Perché non siamo sempre frettolosi, con la vita sempre frettolosa.
Bisognerebbe fare tutto a rallentatore e allora ci si potrebbe accorgere di tante cose che ci sono. Tutti abbiamo l'angelo, tutti. Qualche volta io non lo vedo, lo sento, però qualcuno l'ha visto vicino a me, più di una volta. Non accetti, Anna Angelina, non accetti la morte, ma non accetti l'altra vita, non la morte. Giovanna, ti arriverà prima di quanto tu credi un messaggio. Anch'io, Cristina, vorrei parlare con la mia mamma, mi manca tanto. E sono tanti anni che non c'è più. E sono andati via tutti e due giovani, i miei genitori, praticamente insieme. Non importa, Manuela, sapere chi sono le tue spirito guida. A me non me l'hanno mai detto. Ma no, va bene anche così, eh. L'importante è che ci sono. Grazie Annalisa. Mi fai leggere questo? Ah, Vittoria, va bene, lo rifacciamo qualche volta, eh? Lo rifacciamo. Dai, dimmi che Anna, dimmi tutto che vedi, per favore. Tornami indietro un attimo perché c'è. Ancora un pochino. Che questa signora vede dei visi dietro a noi, dietro il vaso di fiori e sullo schermo. Santa Polenta, ora ho visto un uomo anch'io. Anna, se mi dici come sono. Controlleremo dopo. E Teresa, quando lei ha avuto questa videochiamata? La signora era già andata via? Sarebbe molto bello questo, eh? Se allora, a me mi hanno detto poi che dipende da noi. Se ci si vuole reincarnare o no, bisogna vedere cosa abbiamo fatto nella vita terrena. Siccome nella nostra vita terrena tutti facciamo tanti errori e la gente cattiva è quella che vive più a lungo, la gente buona va via prima. Ora a me dispiace dire questo perché sono mamma e sono nonna, però quando vanno via i ragazzi giovani e i bimbi, vanno via perché sono
così anime pure che il Signore le vuole accanto a sé. Io posso immaginare il dolore di un genitore, di un nonno, quando va via una persona giovane o bambina. Però vuol dire che sono veramente, veramente anime pulite al mille per mille, che si sono reincarnate tante volte per essere, ma a volte quando c'è un viaggio subito dopo la nascita, immediatamente subito dopo la nascita, per essere puri al 100% bisognava solo che avessero un altro scoglio da superare. E poi erano già nella luce. Io a questo punto spero di andare avanti un altro pochino, solo per vedere crescere un altro pochino le mie nipotine. Poi si sta talmente bene di là che quando io sono tornata e mi sono accorta di essere tornata, ci sono rimasta tanto male che io volevo tornare di là subito. Scusa, Marialba, io non lo vedo. C'hai i baffi? No, di là non importa mangiare perché di là non abbiamo fame. Di là non esiste fame, non esiste sete, non esiste sonno. Siamo anime, non siamo corpi. Cosa vuol dire la parola pareidolia? Io non lo so. Nella mia TV scorrono i volti. No. I nostri cari sono sempre vicini a noi e noi che a volte non li sentiamo, no, perché siamo troppo indaffarati, perché siamo troppo distratti. Sì. Young Pine. Siamo già amici? Buonasera Paola. Allora, stasera abbiamo tanti ospiti, bene. A Reggello. Io a Reggello non ci sono mai stata.
Sono venuto a sentirmi fare il cielo. Ma è a Regello, Anna Maria, che c'è quella chiesa di quel sacerdote che faceva un po' le cose che faceva Padre Pio, che fra l'altro aveva anche una tonaca di Padre Pio, questo prete che non c'è più nemmeno lui. Poi domani rispondo a tutti, domani, domani all'altro, perché ora se non mi scappate veloci non sempre riesco a stare dietro. C'ho la segretaria qui, ma Ivana, grazie. Domani sai cosa faccio? Mi riguardo la registrazione e guardo se lo vedo anch'io, che sarebbe bellissimo. Ilaria, è facile. Se siamo amici su Facebook mi chiedi. Chiedi l'amicizia. Claudia, ma scusa, eravamo a casa di una signora che si chiama Marta? Ma perché non riesci a metterti in contatto con Emanuela? Ah, non riesci a metterti in contatto con lui? Ok. Scusate, eh. Romina, tanto te li faccio io tanti auguri. Poi può darsi prima che tu vada a letto che tu li riceva da qualche don altro. Tanti auguri.
grazie tanto a chi mi fa gli auguri. Grazie a tutti, siete stati anche stasera. Prossima settimana vai avanti. Certo, Annalisa, ti scrivimi. Non è detto che posso rispondere immediatamente a tutti, eh? Glielo dico perché siete veramente tanti. L'ultima volta ci ho messo una settimana, ma erano più di 500, 520 messaggi e mi ci vuole un po' di tempo. Io sono una vecchietta, non sono mica tanto pratica, eh. Maria Alba cerca di dire alla moglie che non pianga, perché sennò lui rimane bloccato, non riesce a fare questo passo importante. E poi come è andato via questo ragazzo? Con Santa Polenta. Le luci nel coso le vedo anch'io, tra i rami dei fiori. Allora, intanto volevo dirvi di stare tutti bene, di non aver paura, di fare questo vaccino quando verrà. Parlatene prima, certo, col vostro medico che vi darà consigli, però io se potessi lo farei anche subito, tanto. Poi se deve far male, fa male, però visto che l'hanno già fatto in tanti, e anche a quella ragazza che sono state date 3 dosi invece che una, perché il medico ha sbagliato, non è successo niente, sicché poverina, lei sarà tranquilla per 3 vite. Fate tutto quello che dovete fare, non dovete aver paura, perché la scienza va avanti. E io vi auguro un buon anno. Vi dico già che se le cose non cambiano, c'è già l'appuntamento per il 1° febbraio, sempre di venerdì, sempre alle 9:30, alle 21:30. Se avete piacere di parlare con me. Mi sta andando via la voce. Qui piove fortissimo, io non so più come fare con tutta quest'acqua. Diventeremo tutti pesci. Un bacio a tutti, un auguri a tutti e speriamo che quest'anno sia un anno di lavoro per tutti, perché io penso a tutte quelle famiglie che non hanno più il lavoro, penso a tutti questi alberghi, ristoranti, bar, tutti chi lavorava col turismo, qualsiasi. E mi dispiace perché ci vorrà tempo per riprendere, ma io mi auguro che succeda qualcosa di bello
e possa andare tutto a gonfie vele come prima. Buon anno a tutti e ci rivediamo il 1° di febbraio. Buonanotte.